La Civitanovese vince il derby del Conero con un blitz a 2 minuti dalla fine realizzato da Bevilacqua, l'ultimo arrivato in casa Civitanovese, centravanti di Scuola Atalantina prelevata da Palermo 3 giorni fa. Inserito nel finale, è stato scaltro e rapido. Bevilacqua ad approfittare di un errore clamoroso della difesa, direi errore collettivo clamoroso della difesa dell'Ancona, ma in particolare di Boccardi e di Lauk-Zenis, che si sono fatti sorprendere da Bevilacqua, che è arrivato da dietro, si è inserito fra i due, ha portato via il pallone a entrambi e poi è stato un gioco da ragazzi per lui appoggiare il pallone a porta vuota. Ma la Civitanovese aveva avuto un ottimo avvio, un primo tempo giocato bene con questo 4-2-3-1 che ha imbrigliato l'Ancona, Ancona che ha fatto molta fatica nel primo tempo a costruire occasioni da rete. Invece la Civitanovese aveva già colto una traversa al 12esimo con Buonavoglia e poi Pecce aveva diciamo costruito l'unica occasione da rete dell'Ancona nel primo tempo col pallone che era sfilato di poco al lato. Poi ancora Brunet da ottima posizione al 32esimo per la Civitanovese aveva sparato alto un pallone che avrebbe meritato miglior sorte. Invece nel secondo tempo Gadda è intervenuto, ha cambiato uomini e modulo, si è messo a specchio nel 4-2-3-1, per l'Ancona è andata molto meglio, si è vista un'Ancona molto più volitiva con la voglia di attaccare e la Civitanovese è stata costretta ad arretrare il proprio baricentro, a difendersi con affanno e prima al sesto della ripresa Zurumwa di testa non è riuscito a sfruttare il tapin comodo, ha messo il pallone oltre la traversa, poi ancora c'è stato un guizzo di Brunet su un calcio d'angolo al 23esimo, un colpo di testa con la palla che è uscita poco a lato, poi 2 occasioni per l'Ancona abbastanza clamorose con un cross di Boccardi con la palla che ha attraversato tutto lo specchio della porta di Petrucci senza che nessuno dell'Ancona sia riuscito a spingere il pallone in rete, azione che è stata poi replicata con un cross dall'altra parte, eppure lì insomma un'ottima occasione, ma Alluci è arrivato un attimo in ritardo sul pallone. Alla fine quando la Civitanovese sembrava in affanno e l'Ancona spingeva per cercare il colpo da 3 punti, il colpo da 3 punti lo ha realizzato la Civitanovese con questo blitz di Bevilacqua abilissimo a sottrarre la palla a Lauk-Zenis e Boccardi a segnare il gol che per la Civitanovese vale 3 punti pesantissimi e sprofonda l'Ancona in una crisi che dovrà essere risolta già mercoledì prossimo nella trasferta di Termoli. Oltre a quella di Senigallia, un'altra sconfitta al 90esimo, è sicuramente immeritata, anche se devo dire che il primo tempo abbiamo fatto un po' fatica, la Civitanovese ha fatto una buona partita, mentre credo che il secondo tempo veramente non ci sia stata partita ed è incredibile chiuderla con una sconfitta al 90esimo per un'ingenuità, un errore che può succedere, non è il caso di puntare il dito contro nessuno, però perdere una partita così fa veramente veramente male. Ecco, si è vista ancora una volta forse che manca qualcosa in attacco perché l'Ancona ha costruito diverse occasioni da gol proprio col pallone che ha attraversato tutto lo specchio della porta senza nessuno che fosse lì a mettere il piede per buttarla dentro. È una lacuna di questa squadra, lì siamo un po' leggeri, lo sappiamo, adesso vedremo se è il caso di cambiare qualcosa, ovviamente non giocatori ma qualcosa a livello di modulo e vediamo un po'. Si torna subito in campo e forse in questo momento è un bene giocare subito mercoledì. Sì, assolutamente, è meglio tornare in campo subito, vediamo se abbiamo la forza di riscattarci immediatamente, ci proviamo e poi vediamo. È chiaro che è un inizio di campionato difficile, per me inaspettato, pensavo di fare sicuramente per quello che vedo nei ragazzi quando si allenano, per l'inizio che abbiamo avuto in Coppa Italia nelle prime 2 giornate, pensavo sicuramente di fare molto meglio, non ce l'abbiamo fatta, ma il campionato è lungo e quindi si va avanti. Abbiamo passato una settimana sofferta, dopo la prestazione di domenica scorsa, è stata dura e venire fuori con una prestazione del genere soltanto i grandi uomini, le grandi squadre, i grandi gruppi che stanno formando e si sta formando riesce a fare una prestazione del genere, che era veramente dura e molti ci hanno spacciato oggi qua in Ancona. Francamente questa inversione di prestazione dispiace, analizzeremo con calma, con freddezza, non dobbiamo farci prendere dalla paura, da chissà che cosa, e analizzeremo, però analizzare essendo critici, ammettendo anche le nostre responsabilità.